Sono 3 mesi di arte varia. Tutte queste artiste che ha nominato, queste 30 artiste, vengono a fare installazioni, sculture, opere performative. Molte sono già in città, stanno facendo discutere come è giusto che si discuta, perché una biennale d'arte è una kermesse di eventi, e non escluso, che non esclude anche le provocazioni e le critiche, anzi le cerca e le provoca. E poi il Grande Teatro, Isabella Rossellini, Emma Dante, Grande Teatro, musica, artiste, cominciamo con Schillo, la musica contemporanea, e poi jazz, la musica classica, e infine danza, danzatori contemporanei, vengono da Israele e dall'Italia. Sì, abbiamo voluto, d'accordo con la superintendenza, mettere queste opere d'arte contemporanea diretto tanto con le grandi monumenti del mondo, quindi San Francesco, Piero Francesca, Crocifisso di Cimabue come Antonio, e il museo archeologico, il museo dove siamo, questo è l'arte medievale moderna, la galleria d'arte contemporanea, tutte le sedi deputate all'arte saranno interessate dal Castra, ma anche sede open, esterno, proprio perché è nostra intenzione che i cittadini, i turisti si imbattano, quasi inciampino nell'opera d'arte. E si faranno bene, si faranno male, io penso che riflettere sui temi dell'estetica contemporanea, sulla contemporaneità, può fare bene, ma sempre giusto. Ecco, per rispondere già alle prime polemiche, lei ha detto che è compito comunque dell'amministrazione comunale non solo allestire un evento, ma cercare di farlo comprendere alla cittadinanza. È quello che stiamo facendo. Io dalla settimana che sto girando tutte le scuole, devo dire che forse ho cominciato dal compito più facile, perché i ragazzi sono più preparati e disposti, hanno meno sovrastrutture, sono meno storicizzati e meno complicati. Io ho trovato tanto entusiasmo, però ecco, una cosa che vorrei ricordare è che il 7 e l'8 si apre, non inizia e finisce. Il casting dura 3 mesi e io penso che in questi 3 mesi avremo modo di parlare insieme ai giornalisti, insieme a tutti i cittadini, ci saranno dei talk, ci saranno momenti proprio di approfondimento. Allora, da un punto di vista turistico mi sembra intuitivo. Il Ministero degli Esteri ci ha dato il patrocinio proprio perché ha riconosciuto l'intensa attività di scambio che c'è stato tra noi e le ambasciate. Quindi la città di Venezia ha interessato 30 ambasciate, e quindi governi stranieri, i ministeri del turismo stranieri, hanno pagato i biglietti per gli aerei, quindi Arezzo è entrata tra le mete d'arte dei tanti governi stranieri. Il turismo interno. Molte persone ne vanno in presenza. Mi risulta che già da tanto tempo io stesso per trovare camere per gli ospiti che devo ricevere, insomma devo andare qua ad Arezzo, negli anni turismo, perché è tutto il progetto. Arezzo è città d'arte, Arezzo non ha il mare, penso che questo possiamo essere tutti d'accordo. Non ha montagne, non si può sciare, Arezzo è una città d'arte, l'arte e la cultura devono ritrovare radici, trame e fronte.